Cioè, ho creato letteralmente una spa a casa mia. Tan tan tan! Sembriamo due scienziati pazzi. Hai mai fatto il bullo? E Gianmarco ha risposto di no. Allora io adesso vorrei dire a un milione di persone che è un falso. È uno stalker. Sempre, e per questa occasione, siccome ci saranno tipo 7000 calorie, ma forse anche di più, secondo me. Ma sei pazzo? Saranno 40.000 calorie. Ho invitato sorella famosa, ossia Giulia, Nina, amatissimo Giorgis, ex migliore amica. Abbiamo organizzato un mukbang gigantesco con 3 pizze, una sbadilata di sushi, raga, di tutte le tipologie. Questo sta mangiando? Sputa qua un attimo. Dai. E abbiamo anche del McDonald's, raga. Sbadilate e mangiate quello che volete. Ah, si inizia. 1, 2, 3. Allora, organizzare la faccenda. Allora, prima si mangiano le pizze. Ma come ti permetti? Ci infilo dentro una fetta di pizza. E ne uni giri. Prego, fallo. Io mi ricordo che le patate non si possono cucinare perché rilasciano dei fumi tossici. Giulia, vai in momento scienza. Siamo tutti ascolto. Che se apriamo le scatole del sushi, non si contaminano con la plastica delle confezioni, perché poi il sushi saprà sicuramente di plastica. La Gloria, sorella segreta, domani deve fare la maturità. Mi va. Fino adesso sapete quanta roba ha studiato? Zero. Esattamente. Io non. Ma che cavolo fate? Domenica mattina sono andata qua e c'era lei così. Ma sì, ma erano le 2, cioè non so. Dai, che vuol dire? Scusa, però la situazione è grave, perché mi ha mandato un messaggio chiedendomi dei limoni. Non so se era per il post cena o per l'esame. Cos'è l'imodium? Ma cosa serve? Per chi non lo sa. Per fermare la tacchetta. Ti ricordi la prima volta che abbiamo dormito insieme? Sì. Davvero? Sì, sì, che me la ricordo. Qual è che era? Il tuo primo video c'ero io dietro la telecamera che ti dicevo. Fai questo. Tutti sanno che il mio primo video l'ho registrato con Carolina che era dietro la telecamera. E lei mi diceva, ok vai, mettiti un po' più in qua, mettiti un po' più là. E rideva. Era il pubblico. No, scusa, ma te ti ricordi il nostro primo video? Madrina, è tornato! Ed è qui con noi, Madrina. Ma non aveva proprio senso, ma era un video demenziale. Era un video. Perché l'hanno scelto. Male. Sento la contaminazione. Fammi sentire, vogliono usare perché sono molto curioso di questa tua devi teoria. Devi capire, devi capire. Ok, aspetta. Lo senti? Io non sento niente. Aspetta. Io sento. Io sento puzza di cervello di Giulia bruciato. Qual? Bravo. Allora, o questa o niente. Dammi quella. Questa? No. Cioè ci rendiamo conto? No. E dopo dite che io sono disturbata. No, ma lei non è solo disturbata, lei è disturbata e megalomane. Quante scene la Martina ha voluto bloccare dicendo la sua opinione che non c'entrava completamente niente? Se io e te stesso parliamo, aspetta un secondo. 1, 2, 3 e dice una puttanata. No, e poi tu gli dici Martina queste vengono tagliate. Esattamente, per dirlo en français. E non posso mica morire senza dirtelo. No. Yeah. Sono offesa nel profondo dell'anima. Per cosa? Io volevo i nuggets. Perché per la tua mancanza di rispetto che hai avuto nei nostri confronti. Ma va quel paese. Ma tu ti ricordi la prima volta che siamo andati al sushi? Volevi mangiare solo pesce crudo. No, io mi ricordo molto bene che il mio caro cuginetto mi ha consigliato di mangiare da prima l'insalata, questo basato, che me l'avrebbe gentilmente offerto. E tu hai fatto, lei non l'ha fatto, ha fatto tutti i
sono goduta tanto il sushi. Quando sono andato a Ciao Darwin, mi hanno fatto fare una sorta di test per vedere se potevo fare la macchina del tempo e per capire quanto ero deficiente. Credetemi, per quanto io sia scemo e deficiente, non ho passato il test per andare a fare la macchina del tempo, quindi sono sopra la media. Ti propongono delle parole strane e ti chiedono di spiegarle. Ma non valgono le parole del passato? Ma no, non è mica una parola del passato. Sentite che ignorante, raga, è lei da fare la macchina del tempo. Perché esistono ovviamente parole del passato e parole del futuro. Certo. Allora, di una parola del futuro. Tipo, medioevo. Tipo. Partiamo da... Il giro comincia dalla gloria, perché se aspettiamo... Se facciamo la Giulia, lei ha una soluzione per qualsiasi parola, va bene? A vaccinare. Andare incontro alla vaccinella. Cioè, accecato, ingannato, di sai. Abbagliato, è un abbaglio, capisci? È la stessa identica cosa. Margherita! Ho chiesto al nostro amico cameraman di scegliere lui delle parole. Ciao, quindi... amico cameraman! Amico cameraman, ti scrivo! E per chi non... Vai, parola per Marco! Sto piangendo, sto piangendo! La Giulia ha appena sputato dal naso della salsa. Mi si è fritto tutto il naso! No, la Coca-Cola! Ti si è fritto? Sì, perché è frizzante! Teoria? Lo so che ce l'hai. Allora, la Coca-Cola, se tu la ingurgiti dopo aver mangiato, ti aiuta a digerire. Ok, però? Però? Però se ti passa per il naso, che ingrassi? No, tipo, vai dietro la rovina tutto il muco interno, perché è come uno sgrassatore. Però ci potrebbe essere anche l'alternativa che in realtà aiuta a espellere, a liberare le vie respiratorie. Esatto, sì. Tipo un Vixinex. Bravo, bravo. Economico. Sì. Eristico. Aspetta che devo cominciare. Torna quando eri in prima superiore scientifico. Eristico, diaretico. Giulia, non è che se due parole si assomigliano, allora hanno lo stesso significato, eh. Ci saranno delle argomentazioni frivole. Gabri? Devo dire la soluzione? Polemico, ingannevole. Basta, hai perso. Cosa mi hai fatto lei? Ma che cazzo ne so, Google questo sì. E qua cadono gli antanini, eh? Facondia. Ma li sceglie proprio giusto, cioè... Perché? Perché? Ho è una parola nuova o giovane? No, questa mi sa più da nuova. È una parola del futuro. Ma tu cosa vai a googlare sempre risposte? La Nicole non è valida. No, la Nicole... No, ma comunque... La Nicole è una parola. No, a parte gli scherzi. È una parola. Scioltezza ed eleganza d'espressione. Scioltezza del linguaggio. Quindi... Anch'io l'ho detto! Ma senti che non è vero! La piccola di patate! Adesso voglio una bella parola per mio Marco. Prodromo. Allora, prodromo mi ricorda un po' se usiamo la l'autodromo. Allora lasciami parlare, perché io non posso mica morire senza nessuno. Devo parlare io, al mio momento, sono io la star. Allora, prodromo mi ricorda appunto autodromo e qualcosa tipo con i cavalli. Cavalli, esatto. Vero anche a te? Secondo me uno favorevole alle corse di cavalli, scommettente. Sbagliata. Qual è? È un indizio. Un suggerimento. Un suggerimento, ma qualcosa di sgradevole. Culaccino. È qua. Gli spilacci di cavallo. Cosa per cavalli? Perché abbiamo questa ossessione con i cavalli? Non lo so. Ma voi sussurrate i cavalli? Ma i cavalli non sbagliato ovviamente. Oh. Sono le estremità del salame. Allora, la parola è stolido. Stolido. Io adesso rispondo come risponderebbe Mark Cattagirone. Persona che dimostra scarsa intelligenza o prontezza. Siamo degli stolidi. Preconizzare. Ricerca all'interno del tuo cuore qual è la risposta. Dammi una si rifiuta. Vabbè, niente, una parola, neanche lui. Giulia, la tua teoria qual è? Allora, preconizzare. Ok, vai. Io mi sono collegata al termine conizzare e mi ha ricordato il termine conio. Ah! Vabbè. Quindi, preconizzare. Ok. Significa. Ritrovo. Voglio un po' di movimento. Di shake your booty. Dillo, lo so che ce l'hai! Lo so che ce l'hai! Allora! E dillo! Allora, significa... Ah. Aspetta! Ma rullo di tamburi! Non ce la faccio più!
profetizzare o predire. Vedi, è stato predetto l'euro. Segaligno. Segaligno, puoi inserirlo in un contesto? No. Sai che sa un po' di esotico come parola, tipo un po' portoghese. No, audaci. Segaligno. Un calmaglio. Segaligno, secondo me è qualcosa da mangiare, ti dirò. La segale è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Ok, da lì si parla da prima. La pecora di patate. Bravissima. Okay. Dopodiché mi avete fatto questo storming mentale. Mi è venuto in mente il legno. Il legno? Sì. Mi piace. Il legno, segale. Poi mi è venuto in mente la sega, il legno. La infatti ci stava il collegamento. Segaligno. Segaligno. Una persona segaligna è una persona che non è decisa, non focalizza il punto, ma che... Tergiversa, esatto. È un po' traballante così. Ah, sì, non stava bene. Letteralmente segaligno vuol dire fatto con la sega. Scienziati, raga, va bene? E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Noi ci siamo divertiti tantissimo a registrarlo tutti quanti insieme. Grazie, raga, per essere venuti per questo mukbang pazzesco. Da domani a dieta. Applauso per il milione. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che la nostra compagnia vi sia piaciuta e spero che la nostra ignoranza vi abbia arricchito di cultura. Ciao, è stato bello! Facciamo adesso! No, fatelo con ciao, grazie per essere venuti! Io vado giù! Madonna! Hai rotto, Gabri? No, no. E io volevo quelle di Lamer perché le mettono secco, sta gente... Aspetta, c'è una cosa dentro. Tira fuori un attimo quello del sushi. Ma dai, l'ho buttata dentro. Perché ho paura che sia il conto e... Tu sei... pescatela tu. Ah no, sai cosa? Me l'aveva lasciato prima. Aspetta, Ma no, non è questo. Giorgia. Dimmi, che schifo. Chi ha portato questo sushi? È lo stalker.